Ultimo giorno di mare, bimbe. Siete contente di tornare a casa? Sì? Sì, ma dove andiamo dopo? Noi andiamo a casa, stiamo un giorno. Dove si parte? Sì, due. Se torniamo a casa il 23, stiamo il 23 e il 24. Poi il 25 dove andiamo? A Palermo. Altri 5 giorni. E poi finalmente si torna definitivamente a casa. E si finiscono i compiti, Vanessa, è vero? Siamo rimaste un pochino indietro, ma fa niente. Siamo in vacanza ed è giusto che ti faccia anche le vacanze in santa pace. Ok, andiamo a fare un bagnetto che fa caldo? Fa caldissimo. Amore, guardate che mare stupendo, Vanessa. Ultimo bagnetto in Sardegna. Vai, cerchiamo i pesciolini sott'acqua, vediamo se ci sono. Dove sei andata a fare il bagnetto? Con lo zio Bizio? Hai dato da mangiare i pesciolini? Sì? Vuoi andare fuori? E vai, amore. Dai, mamma, proviamo i pesci. Proviamo? Iniziamo? Dai da mangiare al pesciolino. Vado? L'amore. Quello nuovo? Sì. Per forza, amore, non ne abbiamo altri. Dove vai? A mostrare. Lo sai che oggi è l'ultimo giorno nel mare della Sardegna? E poi partiamo? Sì. Poi andiamo a fare il bagnetto nel mare della Sicilia? Sì. Sei contenta? Sì. Hai freddo, amore? Allora esci. Esci se hai freddo. Dai, andiamo alla ricerca di questi pesciolini. I ninini. Ah, vedi che bello, c'è anche una panchina là. Eccoli, dove? Eccoli, numero, io non li ho visti i piccoli, come li fai? L'ha preso, Santiago. Oddio, fallo vedere. Diamoli da bere. Diamoli da bere, ce ne sei fatta. Eccolo qua. Dov'è? Non prenderla in mano, se no. Guarda. Prendi il trappo. Bravo. Oh, guarda che bella. Dentro. Guarda che bella casetta che ti ha portato. Metti a papà. Dove è andata? Ancora. È un pesce maschera. Vediamo. Eccolo, sta qua. Dove sta qua? Qua, dove? Santiago numero 1, ha acchiappato il pesciolino al volo, pam! Santiago, sta qua, non prenderlo. No, io vedo lì. Mamma, sta qua. Dove è? Dai, diamogli il nome a questo pesciolino. Pippo. Pippo. Dai, metti acqua. 1 hour later. Cucciole, ma chi è che ha preso i pesciolini? Siete state bravissime. Santiago? Sì. Che bravo. Sapete che mio padre... Mio papà ha detto a Davide che ci aspettano con un bel coltello. Sei felice, eh? A te la compagnia piace. Magari facciamo l'ultimo bagnetto in piscina, anche se in realtà voi oggi avete preso un sacco di sole, vero Vane? Però poi dobbiamo smontare la piscina perché si parte. Sì. Siamo in partenza anche noi, tutti in partenza. Mio papà è andato a prendere la marocca. Sì, ce l'abbiamo fatta. E anche stasera usciamo a cena. Amore, brava! Ti sei già cambiata, che bellina! Ragazzi, sapete che dopo facciamo le valigie che domani si parte. Eh sì, amore. Di sera. Alle 9 di sera. È vero, è vero. Prendiamo, facciamo anche un bel video, e andiamo le Lamovi. Sei contenta? Che non volevo dire, tanto lo vedete domani, però va bello, eh. Ascolta, ma Vanessa è pronta anche Vane? Che è sul letto che dorme. Sul letto che dorme? Come mai? Andiamo a vedere. Perché dorme? Si è addormentata? Sei tremenda. Ma sei tremenda, lasciala stare, Vane. Vane, cosa c'è? Basta. Basta tu. Almo, cos'hai? Ehi, Vane,
Tutto bene? Non stai bene, hai mal di pancia? No, ancora Vanessa. Vane, è 25 giorni che hai mal di pancia. Ma perché? 25. Da quando siamo arrivati qua hai avuto la febbre, ti è iniziata la gastroenterite e tu hai continuato ad avere mal di pancia. Sarà stato anche il mare, la piscina, il tempo un po' balordo a volte. Comunque, riposati se ti devi riposare. Però se dovevamo andare fuori a cena, se non te la senti non andiamo. Guarda che dopo dobbiamo preparare le valigie, ok? Vanessa si è addormentata. Dai, portiamo di là la valigia, cosa fai? Portiamo. Guarda, ancora. Sei proprio dispettosa, Porta di là la valigia che facciamo la valigia, dai. Sei capace di metterla sul divano, riesci? Sì, poi guarda un po' di tacchini e cartellini. Una volta non sono mai riuscita perché non ho chiesto così, ma l'ho fatto così. Ce l'ho fatta così, non mi ricordo. Sei diventata più forte adesso, sei più grande, più forte. Apriamola, lascio così. Girala che la apri. E adesso dobbiamo mettere i vestitini. Allora, ascoltami un secondo. Visto che quando arriviamo a casa, dopo 2 giorni partiamo per Palermo. Sì. Io direi di tenere qualche vestitino da parte, quelli che vorresti portarti in Sicilia, che poi li mettiamo nella valigia mia e di papà. Così abbiamo già la valigia pronta per Palermo, ok? Girala e apri. Oh, togli questi sacchetti. Ma cosa sono? Regalini che abbiamo preso per Daniel, sì. Non c'è niente. Allora, da dove vuoi iniziare? Iniziamo dalle calze, dalle mutandine. Dalle calze. Ok. Ma l'ho chiuso. Era già aperta? No, in verità io l'ho vista chiusa, vabbè. Oggi è un casino. Oggi è un casino. Ok, andiamo. Allora. Via. Ma no, in verità le cose si metteranno qui. Ah sì, qua si mettono le calze, è vero. Vabbè, almeno che te la faccio. Ok. Ok, vai, vai. Amore, sono qui, e dove vai? I miei trucchi. I trucchi? Ma tu pensi solo ai trucchi? Trucchi. Pensi solo ai trucchi tu. Elastico. Forbice. Cosa fa a casa? Una forbice. Eccola la forbice che cercavamo ieri per farti tagliare i capelli da Davide. Toglia. Cos'è? Ok. Ma scusa, ma questi qui erano sfusi così? Non erano dentro una pochette, no? Erano sfusi? Buttateli così? Quando arriviamo a casa mi aiuti a ritirare, tutto. Sì, un attimo che... Si è rotto? No, secondo me non è rotto, è svitato. Ogni volta questo profumo tu lo sviti, il tappo si solleva e basta. Tienilo, tu invece giri e lo sviti, vedi? Tieni il tappo, vedi che lo sviti ogni volta, tutto svitato. È finito quindi? No. Amore, il tappo si solleva. Per spruzzarti il profumo devi semplicemente sollevare il tappo, non girare, ok? Sì, portare questo. No, questi non sono di casa, sono del mare, lasciali lì. Ma prima di salire, perché poi una volta devo pulire la mia bamboletta. Intanto andiamo a usare le cose, perché già non riesco. Dai, andiamo. E poi la prendiamo. Non devi prendere tutto per forza, questa è casa nostra, Puoi lasciarli anche qui, capito? Poi te li ritiri tu a Novara, io te li lascio tutti in valigia. Altre cose. Cosa? Che carino, questo pennello piccolino. Ma guarda che te ne mamma, messa. Papà, sore. La famiglia pennelli. Io so che non ho messo. Sì, li hai già presi, Questo qui sì, questo qui si cede. La limetta per le unghie. Sì. Ma noi a cosa ce l'abbiamo? Ah sì, ah, vero. Sì. Ma che bello l'omatto che abbiamo comprato a casa, vero? Quello lì rosso. Te lo ricordi? Sì, ma l'abbiamo portato? Sì, ma. Ah. Un attimo. Proviamo a vedere qualche parte. Secondo me c'è. Aspetta. Io ho visto degli smalti l'altro giorno, ma non mi ricordo dove. Erano in fila, forse in sala. Adesso andiamo a vedere. Fa vedere. Ah, bravissima. Lasciamo però una mutandina per te e una per Vanessa, così ce ne abbiamo stasera. Quante? Una e una. Una e una, no. Questa? Sì. Va bene, se per Vanessa. Sì? E una per te. Una e una. Poi, con quali scarpe vuoi partire? Con le scarpe da ginnastica? E la teniamo anche le calze?
È meglio secondo o con le ciabatte. Sulla nave come preferisci essere? Se devi andare a giocare, è meglio le scarpe da ginnastica. Sì. Sì. Sì, amore, tieni anche un paio di calze, sia per te che per Vale. Allora, hai preso le calze? Quindi adesso dobbiamo decidere quali abitini portare al mare a Palermo, in Sicilia. Ah, Vane! Vane! Oddio! Cos'è successo? Vane! 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 Cos'è successo? Vanessa! Vane! Vane! Vanessa! Vane! Ma cos'è successo? Aveva mal di pancia! Oddio, Vane! Vanessa? Vane? Sveglia, Vane! Vane! Ragazzi, avete visto? Vanessa è svenuta. Ma cos'è successo? Vi siete accorti di qualcosa? Io l'ho lasciata in camera che dormiva, vero Anastasia? Aveva mal di pancia, forse oggi... Mamma... Ha preso troppo sole oggi, perché io lo sapevo. Siamo stati al mare tutto il giorno, poi siete andati in quel laghetto a raccogliere i pesciolini e lì, secondo me, vi siete presi una botta di sole. Adesso cerchiamo... Mamma, medicine, sai le borse che hai portato tu, i due borse? No, sai cosa devi fare? Ascolta, no, devi bagnare uno straccio in bagno, un asciugamano con un po' di acqua fresca. Ah, sì, però poi vado a prendere anche le medicine. Sì, però io non so che medicine darle, devo riuscire a svegliarla prima di tutto. Vai, vai, sì, amore, vai. Vane, Vanessa, Vane, svegliati, Vane, Vanessa, dai, Ani, ti muovi? Dammi. Vane, Vane. Vane, Vane, dai, Vane, sì, Vane, amore, 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 Vane, Vane, svegliati, svegliati, Vane, ma non ho delle medicine che fanno svegliare le persone, Anastasia, le medicine servono per guarire una malattia, in questo caso lei deve riprendersi, è calda, dai, Vane, sveglia, dai, Vane, oh, Vane, la devo prendere, Anastasia, la devo prendere e portarla sul letto. Vane, come ti senti? Ma vieni, ti prendo io, ti porto io. La faccio sdraiare. Sì, amore, speriamo che da qui a domani si sia ripresa. La faccio sdraiare sulla mia testa, sulle mie gambe. Amore. La nave la lasciamo sul lettino. Diamo una medicina poi la medicina quella lì dove l'acqua quella lì dove la fa addormentare. Va bene amore, grazie, grazie, sei gentilissima. La mettiamo in nave e poi si addormenta e la lasciamo lì e noi andiamo a fare un giretto e noi ci andiamo a divertire. No, va bene, qualcosina. Non ti è piaciuta l'idea che noi andiamo a divertirci e tu no? Senti, ti prendo in braccio e ti porto sul letto. Ani, grazie amore, lasciale lì queste che tanto le dobbiamo portare a casa, va bene? Senti, devo prendere in braccio un attimo Vanessina. Passa. Amore, che carina. Ok, andiamo. Ok. Vale. Vediamo. Come stai? Benissimo. Ti fa male la pancia? Le ho finite quelle medicine, Anastasia, l'ultima gliel'ho data stamattina e poi non posso dargliene più di una. Sono seriamente preoccupata perché lei è 25 giorni che sta male. Dai amore, devi portare pazienza che domani si parte, poi siamo a casa. Va bene, ti fa tanto male. Vuoi una camomilla? Sì. Sì amore, non devi bere il latte, non devi bere il latte, non devi mangiare la Nutella, non devi mangiare cioccolata. Dove c'è il latte non si può mangiare nulla, è inutile che fai con la faccia. Brava, no, no, lasciala, lasciala. Ti preparo subito una camomilla, va bene? Mi dispiace, amore. Quando torniamo a casa sentiremo la dottoressa, cercheremo di capire, ok? Voglio una cosa per la pancia. Il video finisce qui. Iscrivetevi al canale. Ci non amo prendere cura di lei. Attivate la campanella. Lasciate un pollicione in su. Ciao. Ciao, ragazzi. Purtroppo dobbiamo chiudere il video perché Vanessa non sta bene. Domani si parte. Salutiamo Vanessina, ciao amore, giù il braccino, ciao Vane e ci vediamo al prossimo video sulla nave. Ciao, sperando che Vane stia bene. Ciao ciao. Ciao ciao.